Il nostro mondo si è sempre espanso verso l'esterno, ma ora sta cambiando in un modo che ci permetterà di spostarci in regni di coscienza più elevati. Dal momento che tutto ciò che esiste ha una vibrazione, questo significa che tutto si sta muovendo verso livelli più alti di energia vibrazionale. Questo ci include. Sarai entusiasta di sapere che puoi scegliere come passare dalla terza alla quinta dimensione. Puoi scegliere di farlo attraverso il tuo cambiamento di coscienza personale, oppure puoi ottenere aiuto dall'universo. L'abbiamo visto accadere nelle nostre vite. Sappiamo che è reale, e sentiamo che il cambiamento sta avvenendo dentro di noi. Non siamo sicuri di dove stia andando o cosa significhi, ma siamo entusiasti di vedere cosa succederà dopo. Comprendete che qualsiasi cosa di cui si parli riguardo a come procederà l'ascensione della Terra in dettaglio, è tutta una teoria in questa fase. Non lo abbiamo mai fatto prima. La terza dimensione è il livello di coscienza in cui esistiamo come individui. È dove sperimentiamo il tempo, lo spazio e la gravità. Questa dimensione è anche chiamata realtà fisica. La quarta dimensione è conosciuta come il regno astrale, il livello di coscienza in cui cominciamo a sperimentare la vita come esseri universali che fanno parte di un tutto più grande. È dove cominciamo a vederci come parte della creazione del Creatore, e possiamo cominciare ad accedere alla saggezza necessaria per rendere la nostra vita propositiva e gioiosa. Ma la 4D è anche la dimensione in cui tutte le illusioni vengono amplificate. Sia la luce che l'oscurità sono amplificate qui. Quindi, non è una dimensione in cui soffermarsi, siamo solo di passaggio, più veloce è, meglio è. La quinta dimensione è il livello di coscienza che esiste quando tutte queste dimensioni sono state trascese e ci siamo spostati oltre il tempo, spazio, e oltre l'illusione della separazione tra luce e oscurità, in uno stato di integrità con tutto ciò che esiste. Non c'è dualità, solo evoluzione verso la perfezione attraverso l'amore e la saggezza. Mentre passiamo dalla 3D alla 5D, il nostro mondo non sta cambiando solo in superficie. Anche l'intero universo sta cambiando. Questo cambiamento sta creando un'enorme ondata di espansione per tutti nell'universo, inclusi noi qui sulla Terra. Stiamo entrando nel nostro potenziale come esseri multidimensionali, e stiamo diventando più consapevoli di chi siamo veramente come esseri che vivono in un universo molto più grande di quanto avessimo mai immaginato. Come puoi immaginare, avere un intero universo che si sposta intorno a te potrebbe essere piuttosto travolgente se non fosse per il fatto che lo stiamo attraversando tutti insieme. In effetti, è quasi come se venissimo tutti teletrasportati contemporaneamente, e sta accadendo proprio ora mentre scrivo questo. La buona notizia è che quando ciò accadrà, ti sentirai più forte che mai, perché non combatterai più contro niente. Se stai ancora lottando con qualcosa oggi, o ieri, allora quella lotta svanirà presto, mentre la tua vibrazione si sposta verso l'alto. Vogliamo tutti far parte di qualcosa di più grande di noi stessi. Vogliamo tutti sentire che contiamo, anche se questo significa cambiare il nostro intero modo di pensare. Vogliamo tutti l'opportunità di imparare e crescere, anche quando sembra che tutto sia contro di noi. Perché indovina un po', questo è il motivo per cui hai scelto di venire qui. Molti di voi sono volontari. Hai sentito la chiamata che la Terra aveva bisogno di aiuto e così ti sei incarnato. Ma hai anche scelto lezioni specifiche che volevi imparare durante il tuo periodo alla scuola della Terra. E così abbiamo creato questa comunità. Il nostro obiettivo è semplice. Voglio che tu ti unisca a questa comunità nel nostro viaggio per migliorare la navigazione nell'esperienza umana, conoscere meglio te stesso e il tuo posto nel mondo, e renderti conto che ogni esperienza ha una lezione e che ogni sfida può essere superata. E, soprattutto, sapere che tutte queste esperienze sono pensate per te, e hanno lo scopo di aiutarti a diventare la migliore versione possibile di te stesso. Per prepararti a questo cambiamento, devi imparare come attingere al tuo vero sé sviluppando consapevolezza e intuizione. Puoi farlo imparando a usare il tuo sistema di guida interiore. Devi anche coltivare amore e compassione incondizionati per te stesso e per gli altri. La cosa più importante è rimanere in contatto con te stesso, in modo da poter rimanere connesso con l'energia della creazione. Come energia di alta frequenza, ti collegherai ad altre energie di alta frequenza. E queste connessioni energetiche ti alimenteranno, ti ispireranno e ti aiuteranno ad evolvere,
anche se all'inizio sembra che non abbiano nulla in comune con te. Preparati ad innamorarti, ancora una volta, della vita e di tutto ciò che ha da offrire. Se ci sei già o ti senti così, condividi l'amore con te stesso, con gli altri e con il mondo in generale. Ora viviamo in un nuovo paradigma dell'esperienza umana. Indipendentemente dalla tua prospettiva o dalle tue convinzioni, questo è un momento potente per l'umanità, e andando avanti abbiamo una grande opportunità per creare una nuova base per una convivenza consapevole. È imperativo che impariamo dai nostri errori passati, in modo da poter creare efficacemente il nostro futuro. In definitiva, la tua capacità di connetterti con questo flusso di informazioni universali ti aiuterà ad adattarti meglio ai cambiamenti che ci attendono. Resta sintonizzato per maggiori dettagli su ciò che questi cambiamenti potrebbero significare per te, e su come puoi trarne vantaggio per migliorare la tua vita. Puoi farlo. Ti amiamo teneramente, siamo qui con te, siamo la tua famiglia di luce. Ao, Aurora Ray, ambasciatore della Federazione Galattica, per favore condividi.